uomo forza rezze allor si vincerà. Ale, 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 so. Ed il pallone in porta allora arriverà. Quando la squadra gioca dobbiamo combattere con forza pure noi. Senza mai cedere la vittoria giungerà. Siamo tornati in Serie B e noi resteremo qui così. I grandi attaccanti sono un po' il filo conduttore che unisce tutta la storia dell'Arezzo Calcio. Anche in epoca recente i tifosi amaranto hanno potuto ammirare, a prescindere dalla categoria in cui la squadra giocava, e degli attaccanti che hanno avuto una grandissima confidenza con il gol. E proprio i loro gol andiamo a rivedere in questa carrellata esaltante, che è un mix di grandi giocate, di tecnica e di entusiasmo. Perché il calcio poi è le grandi giocate, è le grandi reti, è le grandi manovre offensive che incantano, che rimangono negli occhi della gente, che divertono. Sì, a volte è bello anche un grande intervento difensivo, però se ne parla un attimo, non rimane poi negli occhi della gente in maniera che dura degli anni. Battistini resta tutto sommato il simbolo di un'annata vincente, di un'annata importantissima che si concluse appunto con il ritorno nel calcio professionistico. Era un giocatore costruito, non era un talento del calcio, nel senso che io ho giocato a calcio perché ho deciso di farlo. Nella mia squadra probabilmente ero sempre uno dei meno dotati tecnicamente, come tiro, come soluzioni dribbling. Magari ero bravino di testa perché anche l'altezza e il fisico mi aiutavano, però giocavo soprattutto perché avevo determinazione e voglia di giocare in un certo ruolo. Quindi diciamo come giocatore sono sempre stato costruito, magari non bellissimo a vedersi, però poi negli anni è aumentata l'efficacia, magari è diminuita un po' la corsa, ma è aumentata l'efficacia. We'll be right back.
Pordenone, l'ho visto non moltissimo, un giocatore molto veloce, assolutamente impegnato, con grande determinazione, un po' testardo in alcune circostanze, però giocatore che aveva nell'impegno, nell'applicazione costante alla partita, le sue qualità migliori. Massimiliano Scichilone, sì, anche lui è un giocatore che è rimasto particolarmente legato ad Arezzo, no? Uno di quei tanti sono i giocatori che poi si sono sposati con una retina e che hanno quindi dimostrato anche in questo modo il loro attaccamento alla terra d'Arezzo. Attaccato alla maglia che indossava, come capita di rado in questo calcio di oggi. Ecco, questo di Pilled è un aspetto da sottolineare. Beh, lui incarnava perfettamente quello che non io, ma tutti i tifosi vorrebbero vedere, insomma, quindi la generosità all'estremo. Anche delle capacità, perché poi non è che bastasse solo la generosità, quindi lui fu decisivo in alcune situazioni anche da un punto di vista tecnico, anche nelle realizzazioni di gol importanti. Non lo so, io ho avuto forse la fortuna di beccare l'ultimo periodo possibile dove poter esprimere certi tipi di valori e l'ho sfruttato al meglio. E io ero già vecchio quando ero a Arezzo, avevo 30 anni, quindi i calciatori iniziano il loro declino. Io inizio la mia carriera. We'll be right back.
Pazzani è un giocatore che a me è piaciuto moltissimo, e merita assolutamente di aver raggiunto la Serie A, perché aveva tante qualità, cioè non è che aveva, tutti sappiamo, il colpo di testa, realizzatore, calcia con i due piedi, ma la sua qualità, che di saper tenere palla, di saper agevolare il ritorno della squadra alla fase offensiva, il generare azioni offensive insieme agli altri, sapere fare i movimenti giusti, non soltanto per aprire spazi di gioco a se stesso, ma per aprirle anche ai compagni, e quindi favorire l'azione dei compagni negli inserimenti offensivi, erano caratteristiche che tutto sommato ne facevano un attaccante veramente completo. Mi ricordo Bazzani come un grande giocatore, un giocatore oltretutto un centravanti vero, uno di quei giocatori che come Benvenuto sa far salire la squadra, molto forte nel gioco aereo, bravo con tutti e due i piedi a concludere, quindi un attaccante completo che non a caso ha fatto una grande carriera. Massimiliano Benfari è venuto qui quasi al termine della carriera, una punta rapida, furba, intelligente, insomma, che si trovava bene con Frick. Non ha lasciato un grandissimo ricordo, anche perché dopo un'annata buona, quella appunto rimase qui e non riuscì a ripetersi. Mario Frick fu una sorpresa, di lui mi colpì la velocità, la grande velocità, specialmente negli spazi liberi,
e il dribbling a volte secco, imprevedibile, e la sua capacità di tiro, diciamo, anche dalla media lunga distanza. Un ragazzo molto intelligente, simpatico, che ha inaugurato anche, diciamo così, l'era dei centravanti stranieri ad Arezzo. Insomma, il primo straniero qui che si è fatto veramente onore. Elvis, rock and roll è stato diciamo così importantissimo, perché è un giocatore che è riuscito, diciamo così, a far risalire l'Arezzo dalla C2, perché noi eravamo addirittura precipitati in C2 fino alla B. Uno lì, prima punta secca che faceva sui due difensori centrali, è uno che ti appoggia, cioè forte di testa, posso dire forte di testa, bravissimo a proteggere palla, a far salire la squadra. Sapeva giocare anche per linee esterne, andando a conquistarsi spazi sulle fasce per poi crossare per i compagni. Un giocatore, un buon giocatore, soprattutto che aveva questa caratteristica di un costante applicazione alla gara. Giocatore che grande realizzatore, no? Sicuramente,
però sono quei giocatori dei quali io non riesco a innamorarmi perché sanno solo segnare. Giocatore che a mio modo di vedere sapeva fare nient'altro, però sul piano della realizzazione devo dire che è stato veramente, e è tuttora, un grandissimo giocatore, un grandissimo realizzatore. È indubbiamente un giocatore capace di trovare la porta come pochi, però un cosiddetto rapinatore, però è un giocatore che quando non fa gol praticamente si gioca in 10 o giù di lì. Un vero attaccante, il vero bomber in assoluto. E, da lui comunque tante cose ho imparato e mi è servito sicuramente giocare con lui. Floro è un attaccante che già a 17 anni prometteva tantissimo, cioè è un giocatore che ha fatto parlare di sé tutta Italia calcistica a un'età tenerissima, capita a pochi, significa che si nasce con un talento fuori del normale. È il giocatore che riesce a vincere con una partita solo, perché riesce a partire da metà campo, dribblare uno o due avversari e mettere la palla in fondo al sacco, quindi non sono tanti i giocatori che riescono a fare queste cose, anche se fino adesso l'ha fatta solo a livello di Serie B, però ce l'ha nel repertorio, quindi è un giocatore di un talento infinito. Deve assolutamente, considerato le caratteristiche, il talento che ha, deve assolutamente crescere. La chianina sono le bistecche ad Arezzo e le colline e il vino. L'attaccante, se è un attimo intelligente, fa una vita sana,
hai un pubblico che spera sempre di ritrovare un attaccante che faccia gol. Ci sono tutte le componenti perfette per un attaccante. Lo è stato per me, lo sarà per Floro, lo sarà per Martinetti, lo sarà per tutti quegli attaccanti che ora sono all'Arezzo. Diamo forza, Arezzo, e allora si vincerà. Ale, ale, Arezzo. Ed il pallone in porta allora arriverà. Quando la squadra gioca, dobbiamo combattere con forza pure noi. Ale, ale, Arezzo. Senza mai ceder, la vittoria giungerà. Siamo tornati in Serie B e noi resteremo qui.